Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi. Ultimiamo con questa video spiegazione il nostro imperatore Costantino. Abbiamo avuto modo di vedere le caratteristiche di Costantinopoli attraverso questa immagine interattiva e abbiamo ascoltato una video spiegazione circa l'importanza di questo passaggio di capitali. Come vedete in questa slide numero 7 ho riportato la posizione di Costantinopoli. Costantinopoli si trova per l'appunto in una posizione davvero strategica, la congiunzione del Mar Nero con il Mediterraneo orientale, con il Mare Egeo, quindi poteva controllare ogni commercio ed era riparata. Parliamo ora della riforma dell'esercito. Abbiamo detto che tra gli obiettivi dell'imperatore Costantino vi era una riforma dell'esercito, a partire proprio dalla recente politica di Diocleziano. Il nucleo dell'esercito, la parte più importante, divenne dunque la guardia del corpo dell'imperatore, mentre i limitanei continuavano a difendere i confini dell'impero, il comitatus, che a questo punto diventa il seguito dell'imperatore, lo segue per ogni spostamento. È questo il motivo per cui la guardia del corpo, il comitatus, viene incrementato di numero. La maggior parte delle truppe che la componevano erano di origine barbarica, dunque prima ancora che invadessero l'impero, i nostri barbari si avvicinano sempre di più a Roma. Costantino muore nel 337, lasciando alle sue spalle una situazione che ha all'apparenza sembra tranquilla. In realtà i veri problemi che condurranno Roma alla sua fine non erano stati davvero toccati dalla politica di Costantino e i barbari spingevano ai confini. Ripassiamo insieme l'impero di Costantino e proviamo a dare un'occhiata a quello che sarà l'impero romano-cristiano. Vediamo insieme da questo approfondimento. Quando Diocleziano e Massimiano abdicano nel 305, il sistema della tetrarchia fallisce e si apre un periodo di lotta per la successione da cui esce vincitore Costantino. Durante il suo impero, Costantino promuove nuove riforme militari, economiche e burocratiche. L'atto più celebre compiuto dall'imperatore è il trasferimento della capitale da Roma a Costantinopoli, l'attuale Istanbul, nell'area occupata dalla città greca di Bisanzio. Con l'editto di Milano, Costantino concede ai cristiani la libertà di culto. Nel 325 convoca il primo concilio ecumenico della storia, che proclama il credo ufficiale della Chiesa cattolica e condanna le dottrine eretiche. Il successore di Costantino, Giuliano, è detto l'apostata, perché rinnega il cristianesimo e cerca di ripristinare la religione pagana. Alla sua morte, l'impero di Occidente va a Valentiniano, che affida a suo fratello Valente l'impero d'Oriente. La migrazione degli Unni verso Occidente provoca uno spostamento a catena di altri popoli. Così i Visigoti chiedono di essere ospitati all'interno dei confini dell'impero. Valente concede loro di stanziarsi in Tracia, ma i Romani li maltrattano. I Visigoti decidono così di ribellarsi. La sconfitta dell'esercito romano ad Adrianopoli è ormai un segno evidente del fatto che i rapporti di forza tra i Romani e i barbari si sono rovesciati. Graziano, l'imperatore d'Occidente, stipula la pace con i Visigoti. Nel 378 Graziano affida il governo dell'Occidente a Teodosio. Alla morte di Graziano, Teodosio rimane l'unico imperatore. Egli concede ai Visigoti di stanziarsi all'interno dell'impero come federati, ma la tensione tra Romani e Barbari conduce al massacro di Tessalonica. Alla morte di Teodosio, l'impero viene diviso tra i suoi due figli. Ad Arcadio va l'Oriente,
e a Onorio l'Occidente. Ecco, abbiamo dato uno sguardo veloce a quello che ci aspetterà dopo Costantino. Non vi preoccupate, scusate, daremo a ognuno il tempo che merita. Vorrei riflettere con voi, che siete una classe di artistico, sulle ripercussioni che la vicenda e la vita di Costantino hanno avuto nell'arte. Primo imperatore cristiano, davvero soggetto di numerose rappresentazioni. Vorrei vedere con voi questo video sull'epopea di Costantino realizzata da Raffaello nelle stanze vaticane. Costantino il Grande, imperatore romano dal 306 d.C., ebbe un ruolo talmente influente nella diffusione del cristianesimo come religione ufficiale dell'impero, che le sue gesta vennero celebrate dai papi di Roma per secoli e secoli a venire. Nelle stanze dell'appartamento di Giulio II, realizzate sotto la supervisione del maestro rinascimentale Raffaello Sanzio, è possibile imbattersi in un illustre esempio di tale devozione. Leone X, salito al soglio pontificio nel 1513, aveva deciso di completare la decorazione commissionata dal suo predecessore con una stanza affrescata in memoria del celebre imperatore romano. Nella visione politica del pontefice, il ricordo delle imprese costantiniane mirava ad esaltare lo splendore della tradizione cattolica. Sono quattro gli episodi raffigurati sulle pareti dell'appartamento papale. Il primo, la visione della croce, racconta l'apparizione premonitrice che l'imperatore ricevette prima della battaglia di Ponte Milvio, occorsa nel 312. L'immagine di una croce in cielo e della scritta «In hoc segno vinces», con questo segno vinci, anticipò gli esiti dello scontro e del futuro legame tra la religione cristiana e l'imperatore. Nella battaglia di Costantino contro Massenzio veniamo gettati nel vivo dello scontro, una lotta senza esclusione di colpi, a conclusione della quale Costantino venne proclamato imperatore unico d'Occidente. La terza parete è incentrata sul battesimo di Costantino, ricevuto, secondo alcune versioni, solo in punto di morte, come tappa finale di un lungo percorso di conversione. Impossibile stabilire se tale atto provenisse da una volontà personale o da una scelta di tipo politico. L'ultimo episodio affrescato, la donazione di Roma, fa riferimento ad un evento in realtà mai avvenuto, ovvero un'ingente donazione fatta dall'imperatore in favore della Chiesa di Roma nel 324, una legittimazione del potere temporale della Chiesa. A discapito di questo falso storico, in dubbio è l'importante ruolo assunto da Costantino come riformatore del culto cristiano. Attraverso l'indizione di una lunga serie di concili ecumenici, Costantino riscrisse molte delle regole dei riti cattolici. Bene, abbiamo visto dei risultati tardi nell'arte dell'esperienza di Costantino. Vorrei invece approfondire con voi, che sicuramente avrete già approfondito questo argomento con la professoressa di storia dell'arte, ma vorrei rivedere con voi le caratteristiche e la nascita delle basiliche costantiniane. Le principali sono ovviamente San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le mura, tutte e quattro ovviamente a Roma. Cliccando sull'immagine apriamo un video di approfondimento di soli 4 minuti. Questa
Costantino fu sicuramente l'imperatore che per primo introdusse, ufficializzandolo, il culto cristiano all'interno dell'impero romano. La comunità cristiana, che già evidentemente si doveva essere consolidata, non disponeva di luoghi propri di riunione. All'indomani della pace della Chiesa cambia improvvisamente tutto quanto. L'imperatore della cristianità, per edificare questo monumentale edificio, scelse una sede altamente simbolica, il luogo dove venne sepolto l'apostolo Pietro. Conferme in tal senso arrivarono solo nel corso del secolo scorso, quando alcuni scavi consentirono la scoperta della necropoli situata sotto le fondamenta della basilica. Ci fu solamente un'area che non venne mai invasa da mausolei ed è il cosiddetto Campo P, proprio un'area scoperta, occupata da sepolture in terra, dove si è ritenuto di riconoscere la sepoltura originaria dell'apostolo Pietro. Questo Campo P subì nel corso del tempo, ma già in età pre-costantiniana, interessanti trasformazioni. In particolare quest'area venne recintata con la costruzione di muri. Uno di questi muri è il famoso muro rosso, che prende il nome dall'intonaco di colore rosso appunto con il quale è rivestito. Al centro di questa parete venne realizzato una sorta di piccolo monumento costituito da due nicchie sovrapposte l'una all'altra e separate da una lastra di marmo sostenuta da due colonnine. Questa monumentalizzazione era stato poi addossato un ulteriore muro alla destra dell'edicola che è stato trovato nel corso degli scavi ricoperto di graffiti con nomi di pellegrini attestanti quindi un importante culto, un'importante frequentazione da parte di pellegrini. L'epigrafista Margherita Guarducci identificò un frammento distaccato dal muro rosso con alcune lettere. Purtroppo il frammento non riporta un'iscrizione completa, ma comunque dalle lettere incise si è potuta ricostruire la celebre frase «Pietro è qui». Nel momento in cui Costantino decise di edificare la sua basilica, scelse proprio questo luogo come il punto più significativo sul quale orientare tutta la sua costruzione, tant'è vero che questo luogo viene fatto coincidere esattamente con la corda della Basilica Costantiniana. La costruzione della basilica iniziò intorno all'anno 320 e nel 337, quando morì Costantino, era quasi ultimata. La Basilica di Costantino era oltretutto una basilica dalle proporzioni veramente grandi, tant'è vero che aveva 5 navate divise da colonnati, un'abside e davanti alla facciata aveva un ampio portico e un quadriportico d'ingresso, quindi un enorme spazio che proteggesse la facciata stessa della basilica. La croce di pietra che svettava sulla vecchia basilica è conservata nelle grotte vaticane. Solo pochi altri manufatti sono sopravvissuti sino ai giorni d'oggi. Ad esempio le due Madonne, portate alla luce da un recente restauro e che si possono ammirare nell'attuale basilica. Nel corso dei secoli la struttura subì diversi traumi. Nell'846 l'invasione saracena causò ingenti danni. Le porte bronzee furono scardinate e portate via. Lo stesso destino capitò ad un grande numero di opere d'arte. Il violento saccheggio spinse l'allora pontefice, Leone IV, a costruire il primo nucleo della città muraria. Alcuni frammenti delle mura leonine fanno ancora oggi parte del perimetro fortificato che circonda la città del Vaticano. L'antica basilica sopravvisse per circa 1200 anni. Quando venne demolita, nel 1506, non si attese molto prima di iniziare la sua ricostruzione. Tuttavia, ci volle quasi un secolo per giungere alla sua edificazione nell'attuale forma, la celebre Basilica di San Pietro. Allora, con questo video abbiamo concluso la nostra spiegazione sull'imperatore Costantino. Spero che questi video di approfondimento vi abbiano incuriosito e che cerchiate altre testimonianze costantiniane nell'arte. Io vi saluto e vi auguro buono studio.